Questo programma è offerto da in collaborazione con Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Toscano. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al Gioco è Fatto e parlare di calcio dal campionato di Serie D, Girone E fino a quello di promozione. Anche con la seconda parte del Gioco è Fatto potete interagire con noi attraverso gli sms oppure l'applicazione WhatsApp. Allora ricordiamo il numero che è il 331 1888 676. Allora è sempre al suo posto inamovibile la nostra diletta Bitorto, diciamo. Buonasera e bentornati, abbiamo visto che non avete cambiato canale. E allora andiamo con gli ospiti che sono cambiati invece. Sì, però torna al suo posto Andrea Labbate. Ciao, buona diletta, buonasera a tutti, siamo vestiti dello stesso colore. Verde speranza. Abbiamo questa sera insieme a noi Niccolò Carcani, portiere del Tutto Cuoio. Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito. E l'attaccante del Signa, Lorenzo Tempesti. Ciao, buonasera a tutti. Bene, allora parleremo del campionato d'eccellenza con il Tutto Cuoio che ha già lo spumante ormai fuori dal frigo da diverse settimane, il Signa invece che ha superato lo Scandicci e quindi vola in finalissima. Ma andiamo con ordine, ultima giornata della regular season per quanto riguarda il campionato di Serie D, Girone E. Anche qua a sorpresa non ci sono i playout, per il resto tutto abbastanza secondo quella che era la previsione della vigilia. Diletta. Montevarchi che batte il Grosseto 3-1, Givi Borgo Follonica Gavarrano 0-1, Ponzacco Senaia 0-3, Orvietana che batte il Livorno 1-0, 1-1 tra Pianese e Tau, Poggi Bonzi che batte il Figline 4-1, Real Forte Querceta Seravezza 1-2, 1-1 tra San Donato e San Sepolcro e invece il Trestina che batte la San Giovannese 3-1. La classifica 68 punti per la Pianese, Follonica Gavarrano 65, Grosseto 63, Livorno 59, Tau 58, chiude la classifica San Sepolcro 29, Real Forte Querceta 28, Ponzacco 20, Cenaia 19. Allora questa è la classifica finale con quindi la Pianese che aveva già vinto il campionato, i playoff che di fatto erano già stati scritti la passata settimana. Sorprendente che non si giochino playout. Anche perché l'abbiamo detto tutto l'anno, no? Qui i playout si giocano sicuro, c'era un grande mischia, poi proprio nelle ultime settimane invece c'è stato questo allungamento della classifica con Orvietana e soprattutto Montevarchi che hanno fatto tanti punti nel finale. Si sono un po' fermati Real Forte Querceta e soprattutto San Sepolcro in crisi nera da due mesi. Real Forte Querceta che non stava male ma che era penalizzato probabilmente nel finale da un calendario molto complicato nelle ultime settimane che di fatto ha impedito alla formazione versiliese di poter rientrare nella lotta play-out. Proprio nell'ultima partita con tante polemiche il Real Forte ha ceduto in casa ai cugini del Seravezza che speravano di fare i play-out e questo non gli ha permesso, perché se il Real Forte Querceta ieri avesse vinto, avesse chiuso a 31 punti e era sotto la forbice, avrebbe giocato i play-out contro l'Orvietana. Così non è stato, così come San Sepolcro non riuscendo a vincere a Tabernelle contro il San Donato è retrocesso direttamente. Quindi comunque è stata una chance che si sono giocati proprio negli ultimi 90 minuti sia San Sepolcro che Forte Querceta. Follonica che giocherà con il Tau, Grosseto Livorno invece l'altra gara di playoff per quello che possono ovviamente valere queste appendici al campionato. Da suggellare l'ottima stagione del Tau che quindi accede per la prima volta nella sua storia ai
playoff per quanto riguarda il campionato di Serie D Girone E. Andiamo a vedere tutti i gol di giornata, poi facciamo tutte le considerazioni a margine di un campionato che comunque sicuramente è stato molto appassionante. I gol di giornata, l'ultima della regular season, via. L'Aquila Montevarchi batte il Grosseto per 3-1, Grosseto che tra l'altro va in vantaggio per primo grazie al gol di Aprili, ecco qua il gol di Aprili per l'1-0 del Grosseto, poi la rimonta del Montevarchi che pareggia al minuto 67 con la rete di Boncompagni, ecco qua la rete di Boncompagni per il risultato di 1-1. Poi il gol sul calcio di rigore realizzato da Ruffini che dà la possibilità all'Aquila Montevarchi di mettere la freccia al minuto 75, ecco il fallo che origina la massima punizione e Ruffini realizza il 2-1. Poi al 93esimo la rete di Checchi per il 3-1 con questa punizione, ecco qua la battuta di Checchi e quindi il 3-1 del Montevarchi sul Grosseto. Fonica Gavorano chiude al secondo posto andando a vincere sul campo del Ghivizzano per 1-0 decisiva la rete di D'Agata. Il Cenaia vince sul campo dei Mobilieri Ponsacco per 3-0 tra le due formazioni toscane che retrocedono direttamente in eccellenza. Ferretti autore di una doppietta e poi la rete di Macchia, quindi il Cenaia che vince al cospetto dei Mobilieri Ponsacco, entrambe le formazioni retrocesse. Arriva poi la vittoria dell'Orvietana sul Livorno per 1-0, al minuto 32 segna Manoni che quindi dà la vittoria alla formazione dell'Orvietana, punizione a due in aria e la rete di Manoni, ma quello che ha originato la punizione è roba da Jalappas. Pareggio tra Pianese e Tau Altopascio, finisce 1-1, avanti il Tau con Odianose che porta avanti la formazione appunto allenata da Simone Venturi, il pareggio di Boccadamo all'89esimo e quindi festeggia la Pianese con questo 1-1, il Tau è ai playoff. Poggibon si batte il Figline per 4-1 con questa vittoria sigillata dalla rete di Motti per l'1-0. Ecco qua il vantaggio di Motti che porta avanti il Poggibon e poi il pareggio di Masini per quanto riguarda il Figline con questo carambolone. Poi ci sarà l'autorete di Sabatini, la rete di Motti e ancora il gol di Barbera per il 4-1 che dà la vittoria alla formazione del Poggi Bonsi sul Figline, ecco qua ancora le marcature di questo confronto che rilancia proprio nel finale la formazione di Stefano Calderini. Al minuto 57 arriva anche la rete di Barbera con i portieri che danno spettacolo, sì, ma in negativo. Il derby premia il Seravezza Pozzi che vince e rimonta sul campo del Real Forte Querceta che va avanti per primo grazie al gol di Flores, eccolo qua in mischia la rete di Atley Flores, poi arriva il pareggio con Mugelli da poco entrato, la battuta di Mugelli, la palla in fondo al sacco 1-1 e poi il gol di Benedetti al minuto 81 che dà la vittoria al Seravezza. Dopo 8 stagioni il Real Forte Querceta torna in eccellenza. Finisce in pareggio tra San Donato Tavarnelle e il Vivi San Sepolcro con il vantaggio da parte del San Donato Tavarnelle, c'è il calcio di rigore realizzato da Neri, eccolo qua,
al termine di questa azione che l'ha originato, il vantaggio del San Donato Tavarnelle, e poi al minuto 81 arriva la rete di Borgo per il pareggio che non serve al Vivi San Sepolcro, perché insieme alla Real Forte Querceta, al Cenaia e al Ponsacco sono le quattro squadre che retrocedono direttamente senza playout. In eccellenza si salva invece il Trestina, che batte la San Giovannese per 3-1. Le reti di questa gara apre Dinolfo, ecco qua il gol di Dinolfo, poi ci sarà la rete del 2-0 con Menghi, accorcia le distanze la San Giovannese con Canessa, l'ex giocatore del River Pieve che realizza con questa bella battuta, e nel finale all'82esimo ci sarà il calcio di rigore realizzato da Tascini che dà la vittoria per 3-1 al Trestina. Allora, poi ci dai 3-4 notizie di mercato, di Serie D, perché già si sta cominciando a muovere qualcosa, però in 10 secondi ti chiedo, sorpreso da cosa in positivo e da cosa in negativo in questo campionato? In positivo sicuramente il rendimento di Givi Borgo e Figline, sono le due squadre che hanno fatto molti più punti di quelli che nell'estate scorsa si pensavano, e fra l'altro attraverso il gioco, attraverso la compattezza di squadra, senza mai lucrare nelle situazioni tattiche delle partite. Quindi complimenti sicuramente a Nicolelli e a Stefano Tronconi, che al debutto da allenatori in categoria hanno veramente costruito delle squadre molto belle da vedere, anche redditizie. Delusione era più grossa e senza alcun dubbio il Livorno, che non è quasi mai stato in lotta. Delusione anche Grosseto, indubbiamente, perché poi chiude terzo e si giocheranno fra l'altro nella semifinale, una semifinale grandi firme di playoff tra Grosseto e Livorno, in cui, come hai detto te, c'è poco in palio, anche se Grosseto ha già dichiarato ufficialmente che in caso di vittoria ai playoff presenterà il fondo perduto per la domanda di ripescaggio in Serie C, ma è indubbio che queste due piazze, Grosseto e Livorno, sono quelle che hanno deluso più di tutte. E questo è molto importante, notizia di mercato, l'addio di Nicola Del Grosso all'Aquila Montevarchi, questo è ufficiale, c'è qualche altra notizia da poter proprio spoilerare? Sì, proprio di stasera la notizia più fresca è quella anche dell'addio di Lorenzo Vitale da direttore sportivo del San Donato Tavarnelle, nonostante presidente Bacci che rimane alla guida della società. C'erano state voci anche durante l'anno dell'addio del presidente Andrea Bacci, che invece rimane come presidente del San Donato Tavarnelle, aveva offerto appunto la conferma a Lorenzo Vitale, ci ha pensato su qualche giorno il direttore sportivo e oggi ha comunicato al presidente che non rimarrà come direttore sportivo del San Donato Tavarnelle. Andiamo da Diletta, poi andiamo a scegliere i gol belli della settimana. Se saluta Del Grosso, cosa succederà a Montevarchi? Arriverà un altro direttore sportivo. Arriverà un altro direttore sportivo, il nome più in voga è quello di Donello Resti, direttore sportivo del Terranova Traiana, che però c'è ancora da finire la propria stagione, e domenica giocherà la finale contro il Signa dei playoff dell'Eccellenza Girone B, e ha già comunicato comunque al Montevarchi che qualunque decisione la prenderà dopo la fine dell'ostilità, per così dire, del Terranova Traiana. Quindi diciamo è una voce che si rincorre, che nel Vardarno è un po' nota a tutti, ma al momento Donello Resti non ha ancora deciso. Questo sarebbe, diciamo, individuato dal Montevarchi come direttore sportivo Donello Resti, però ancora profilo diciamo attenzionato dall'Aquila Montevarchi, vedremo insomma gli sviluppi di questa trattativa. Mentre si parlava di Giorgio Rosadini, che potrebbe diventare, poteva, anzi sarebbe già stato un mesetto fa d'accordo con Marco Merli per diventare il direttore sportivo della San Giovannese, con la prematura e tragica scomparsa di Marco Merli è chiaro che anche questa cosa torna un po' in ballo e non si sa se verrà portata avanti. Vedremo gli sviluppi. Intanto i gol belli della settimana, poi ci sono gli sms, anzi leggiamoli, vai, prima dei gol belli, così chiudiamo le incombenze sulla Serie D Girone. Dopo 8 anni lascia la categoria, un saluto al Real Forte Querceta. Assolutamente, che ci ha provato con tutte le forze, anche molto sfortunato, però non è riuscito a centrare l'obiettivo della salvezza, però quando giri a 8 punti insomma ci vuole un miracolo poi per potersi salvare e anche diciamo acquisire la possibilità di giocare playout. In bocca al lupo e forza per una pronta risalita. C'è ancora qualcosa di Letta?
Abbiamo centrato i playoff, complimenti al Tau. Beh, quindi facciamo i complimenti al Tau, l'abbiamo prima detto. Prima non ho nominato a fare le cose belle, ma chiaramente come l'hai detto anche te, che Tau ha fatto una grande stagione. Ma per il semplice fatto che non è stata una sorpresa al Tau, secondo me. Cioè, aveva costruito una squadra molto forte con giocatori di valore. Ha fatto quello che doveva fare. Secondo me, sì, magari ci si poteva aspettare un sesto, settimo posto, quinto e qualcosa di più, quindi complimenti da Maneschi in giù. Però indubbiamente il Tau era una squadra veramente molto, molto forte, secondo me è costruita molto bene. Andiamo a vedere quelli che abbiamo selezionato come i gol belli della settimana, via. Il bar è tutto pranzo. La tabaccheria e la ricevitoria? Uova, colombe e panettoni? E il pane fresco? Pure l'enoteca? Se ha proprio tutto, allora è il Bar Valentina. Bar Valentina, un solo bar per mille servizi. Il primo gol è questo di Alluci per quanto riguarda il Ravenna, con questa conclusione dal limite dell'area. Il secondo gol è questo di Quechi dell'Aquila Montevarchi, pennella su punizione. E poi la rete di Flores al volo per quanto riguarda il Real Forte Querceta, riesce a trovare la battuta vincente. Allora, che andiamo a scegliere? Anche se non è servito a niente, dico quello di Flores e del Real Forte. Invece per quanto riguarda Calcani? Io scelgo la punizione del giocatore di Montevarchi. Checchi? Sì. Con il goniometro l'ha messo. Sì. Tempesti? Anch'io la punizione di Checchi. E allora è Checchi che si aggiudica questa nostra speciale classifica per quanto riguarda l'ultima giornata della regular season. L'abbate in 10 secondi, il colpo della settimana quale sarà in Serie D? Beh, sicuramente qualche novità a livello di direttore sportivo, ci sono diverse squadre che lo cercano, e abbiamo detto prima di Montevarchi e San Donato Tavernelle. Io mi aspetto qualche novità da Agliana, perché indubbiamente con un finale di campionato così deludente mi aspetto che la società neroverde comunichi qualcosa su eventuali nuove figure o sull'allenatore, perché ha avuto la possibilità e il tempo di decidere con grande calma l'aglianese. Credo che potrebbe essere la settimana dell'aglianese. Vedremo. Intanto andiamo al campionato invece di Eccellenza Toscano, girone A. Vediamo i risultati dell'ultima giornata della regular season. Diletta. Camaiore Castel Fiorentino 3-1, Frate Sperignano Massese 4-0, Geotermica Zenit 2-10, Lanciotto batte il Fucecchio 6-0, Monte Esperto Liquoiopelli 0-1, River Pieve Pro Livorno 2-0, Cesena Ponte Buggianese 4-1 e 1-1 tra Montecatini e Tutto Cuoio. Quindi Tutto Cuoio a 59 punti, Cuoiopelli 53, Camaiore 52, Zenit 50, River Pieve 47. Chiude Montecatini a 35, Lanciotto a 34, Castelfiorentino 19, Geotermica 14. Quindi retrocedono Castelfiorentino e Geotermica, play out tra Val di Levole, Montecatini e Lanciotto Campi. I playoff invece sarà la sfida tra la Cuoiopelli e River Pieve e quella tra Camaiore e Zenit Prato. Doveva essere questa la griglia playoff dell'Abate? Beh, insomma, è la classifica di domenica scorsa, in realtà non è cambiato niente, diciamo, tutti i risultati. È stata una domenica abbastanza inutile, no? Dal punto di vista della classifica nell'eccellenza di Girone A, perché non è cambiato niente, e sono arrivati i risultati che si aspettavano, e quindi sì, certo, questa è la graduatoria. Molti si aspettavano il sorpasso del Camaiore sulla Cuoiopelli nell'ultima giornata, che invece è riuscita a vincere di misura a Montespertoli, difendendo così la seconda posizione e arrivando ancora una volta come una delle favorite nei playoff, come ha fatto negli ultimi 4-5 anni la società biancorossa. E questa è una allineata assolutamente. Vediamo una clip invece del Tutto Cuoio che ha vinto il campionato, poi vedremo anche le immagini dell'attualità, però intanto ripercorriamo un po' con Niccolò Carcani questa stagione davvero straordinaria. Avete cambiato tre allenatori per vincere il campionato, prima Tavano, poi Sena, adesso Firicano. Era veramente necessario? Ma questo, se la presidentessa ha deciso di fare così, è perché l'ho ritenuto giusto. E noi sapevamo, e comunque
avevamo tutto per vincere questo campionato e lo volevamo fortemente e siamo stati bravi anche insomma in quei pochi momenti di difficoltà dove comunque intorno a noi non ci davano per favoriti, anzi noi siamo stati bravi a rimanere uniti, gruppo squadra e a raggiungere l'obiettivo, anche perché cambiare di allenatore in una stagione non è una cosa che capita tutti gli anni e quindi dobbiamo dire bravi a noi stessi e alla presidentessa che ha costruito una squadra forte e insieme a noi ha raggiunto l'obiettivo. La classifica finale della regular season rappresenta veramente quella che è la forza delle varie squadre che avete incontrato? Ma se la classifica dice questo, sicuramente sì, anche perché poi alla fine i nomi non... a volte fanno la differenza, però parla il campo, quindi se il campo ha detto questo vuol dire che questi sono i valori che si sono dimostrati e quindi per me la classifica fa fede e quindi ti dico di sì. Avete mai avuto paura, dimmi la verità, del possibile ritorno della Zenit? Ma sinceramente no, perché appunto come ti ho detto prima noi eravamo consapevoli della nostra forza e anche quando comunque sono arrivati a 4 punti noi avevamo detto di guardare partita per partita e quando saremo arrivati insomma alle ultime partite del campionato insomma il campionato era già deciso e la partita fondamentale per me è stata Massa perché era la prima partita del nuovo allenatore e campo difficile, loro erano in lotta per i playoff e quindi quella secondo me è stata la chiave di svolta della stagione. Cosa vi ha dato Fericano nel finale di stagione per diciamo darvi la consapevolezza di poter vincere questo campionato? Ma sicuramente ci ha trasmesso quella tranquillità che avevamo perso un po' nelle ultime partite, anche se non avevamo comunque sbagliato le prestazioni, ma non sempre erano arrivati 3 punti e questo insomma nella nostra testa un po' ci ha condizionato. Lui ci ha trasmesso tranquillità, ci ha detto di fare quello che sappiamo fare, perché se eravamo primi vuol dire che qualcosa sapevamo fare e quindi ha avuto ragione lui a trasmetterci questa tranquillità e a portarci insomma alla vittoria finale. E adesso la Serie D con questa squadra che va cambiata, va rinforzata oppure si può ripartire da delle basi solide? Ma sicuramente quando vinci un campionato secondo me stravolgere la squadra è sempre un rischio, poi comunque le scelte le farà la presidentessa e sarà lei a decidere chi confermare e chi no. Però rimane? Non lo so, ancora ci devo parlare. Se ti fanno la proposta sei disponibile a rimanere? Sì, io mi sono trovato bene, non ho problemi a rimanere. Anche se non sei una quota in Serie D? Sì, non ci sono quindi problemi. Quindi a tutto cuoio si gioca con il portiere esperto, sarebbe una notizia per l'abate. Guarda come strabuzza gli occhi l'abate. Te comunque sei disponibile? Io se la press decidesse di confermarmi non ci parlerei tranquillamente, senza problemi. Carcani sarà il portiere di tutto cuoio anche nella prossima stagione. Sarà uno dei due portieri di tutto sarà cuoio. Sarà l'abate, quindi sei confermato. Andiamo a vedere quello che è successo ieri, 1-1 a Montecatini con i gol e il vantaggio, possono partire le immagini che arrivano dal Mariotti, il vantaggio del Montecatini con la rete realizzata da Fanti e poi il pareggio sul calcio di rigore da Rossi, una partita che era veramente per la cronaca e basta. Sì, sicuramente le motivazioni tra le due squadre erano molto diverse, loro si giocavano insomma la salvezza, i play-out, noi ci tenevamo a far bene perché non volevamo chiudere la stagione con una sconfitta e non siamo riusciti a prendere 3 punti, ma comunque abbiamo concluso quest'annata con un pareggio e insomma. Che poi non è facile mantenere la concentrazione quando hai già l'obiettivo centrato, insomma, quando sei già a festeggiare non è semplice tornare in campo, no? Certo, il mister comunque ci ha tenuto sul pezzo in queste settimane, abbiamo continuato ad allenarci come se non avessimo raggiunto l'obiettivo e abbiamo fatto queste due partite appunto per conquistare più punti possibili, ecco. Allora, visto che l'abate ha confermato Carcani, chiedo se ci sono possibilità che rimanga Aldo Fericano sulla panchina di tutto cuoio anche la prossima stagione. Diciamo che in questo momento l'obiettivo è quello di cercare di confermare Fericano da parte della presidentessa Paola Coia.
e le due parti si incontreranno probabilmente non questa settimana, l'allenatore è fuori Toscana e si incontreranno e vedranno se riescono a trovare percentuali. 50%. 50 e 50, insomma, la vede un po' in salita l'Abate. Non sarà una trattativa facile. Beh, vedremo. Intanto andiamoci a vedere come la Frates Berignano ha battuto la Massese, quindi obiettivo salvezza centrata per la formazione di Enrico Cristiani, che batte 4-0 la Massese. Sciapi torna una doppietta, Tarai tripetta. E ancora Sciapi, quindi che fa tripletta, capocannoniere anche quest'anno Sciapi. Esatto. Però l'annata della Frates rimane estremamente negativa. Rimane sicuramente deludente, con la salvezza arrivata nella penultima giornata della vittoria con la Coiopelli. È indubbio che a inizio stagione avevamo detto, nel girone B era facile fare il pronostico perché c'era il Siena, quindi nel girone A abbiamo fatto il pronostico e l'abbiamo sbagliato, perché abbiamo detto all'inizio dell'anno che le squadre che ci parevano più accreditate erano Perignano e Camaiore tagliato fuori dopo un girone d'andata molto negativo e ha rimontato con Pietro Cristiani. Perignano, che invece dopo una prima parte di stagione da assoluto protagonista, è arrivato in semifinale di Coppa e a dicembre era a pochissimi punti dalla vetta della Coiopelli, invece calato, ha avuto 2-3 mesi molto negativi che hanno fatto scendere la squadra fino ai bassi fondi dei play-out, permanenza in categoria che in realtà non è mai stata veramente in discussione, anche proprio per il distacco. Certo. Sulla penultima in classifica, però è indubbio che a Perignano si aspettavano un anno diverso, anche se va a dire era un po' l'anno zero del Perignano, perché è stato cambiato tutto rispetto all'anno scorso, è rimasto soltanto Sciapi per tutti i giocatori nuovi, quindi anche questo sicuramente era da mettere in conto nell'annata della formazione rosso-blu. Quando cambi tanto non è così scontato poi subito trovare gli automatismi giusti, e quest'anno il Perignano ha faticato evidentemente a trovare questi automatismi, chiudendo un campionato un po' nell'anonimato del centro-basso classifica, che non appartiene per così dire alle ambizioni e alle anche potenzialità della società pisana, che io credo l'anno prossimo comunque si ripresenterà ai nastri di partenza battagliera, magari non per vincere il campionato ma sicuramente per disputare un campionato di media alta classifica, andando far meglio di quest'anno. Ci esatto, poco, questo è quello di Sciapi da lontanissimo. Un po' alla Recova vecchi tempi, eh? Sì, sì. Bellissimo, molto 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 bello il gol di Sciapi, una vera e propria prodezza di questo attaccante, che insomma è una certezza per la categoria, e per fortuna che la Frates Perignano l'aveva tra le proprie file, sì, perché gli ha consentito di ottenere la salvezza. Massese Carcani un po' oggetto misterioso, a volte bene bene, a volte male male. Sì, ha avuto l'ultimo periodo durante la stagione dove sembrava nessuno riusciva a batterla. Poi ha avuto questo periodo dove non so se sono ultimi negli stimoli, perché avevamo raggiunto la salvezza, i playoff comunque non erano vicinissimi, e in queste ultime partite non sono riusciti a fare punti. Quindi sì, però contro di noi mi hanno fatto una bella impressione, cioè sono una buona squadra secondo me. E adesso dovranno ripartire. Diletta, andiamo con gli sms da casa, poi mettetevi comodi perché c'è una partita incredibile, vai. Nico numero 1 in campo e fuori dal campo, un abbraccio da Alto Pascio. Abbracciano da Alto Pascio, senti Niccolò, hai estimatori in terra lucchese, vai un altro e poi andiamoci a vedere. Grazie questa. Presidentessa Tempesti, tengo ancora la tua maglia di Spal tutto cuoio, Ale dalla Catena. Sentila, Ale dalla Catena invece ce l'ha con Tempesti, che è attaccante davvero importante. Allora, è un ex tutto cuoio. Mettetevi comodi, perché la Zenit vince all'Ardarello per 10-2 contro la Geotermica. Facciamo vedere ovviamente solo i gol, se no la finiamo domani. Una partita che è difficilmente anche commentabile. Le reti ve le leggo di questa partita, poi le vediamo in sequenza con appunto Falteri, Chiaramonti, ancora Chiaramonti, Falteri, Quassi, Pellegrini sul calcio di rigore per la Geotermica, Chiaramonti ancora, Braccesi, Quassi, ancora Braccesi,
Pellegrini sul calcio di rigore per il secondo gol della geotermica e poi Moretti per il 10-2. La batte, ma come si fa? 10-2. Ma io guarda, ne parlavo prima con Lorenzo Niccolò prima dell'inizio della partita e a memoria in eccellenza non mi ricordo un 10-2, credo che sia il primo negli ultimi 50 anni, negli ultimi 40 anni, guarda, l'eccellenza non esiste da così tanti anni, ma insomma comunque nella massima categoria regionale un 10-2 credo che non fosse assolutamente mai accaduto e la Zenit ha spinto per 90 minuti come se fosse la finale di Champions League, sperava probabilmente anche di agganciare o Coiopelli o Camaiore per giocarsi magari una posizione migliore ai playoff, anche magari ragionando sulla differenza reti, e alla fine non è servito perché la Zenit chiude quarta in campionato e giocherà quindi in trasferta la semifinale contro il Lille Camaiore domenica prossima, ma certo 10 gol sono davvero davvero tanti e mai e poi mai l'avrei detto. Devo ti pensi non era il caso di fermarsi sul 5-0, sul 6-0, oppure giusto così andare avanti tamburo battente fino alla fine? No, secondo me è più rispettoso continuare a giocare, secondo me fermarsi è segno di, cioè, segno che loro sono troppo più deboli, quindi poi secondo me avevano anche un motivo per la differenza reti con la classifica Ulza, quindi se avevano un motivo hanno fatto bene a giocare secondo me. Abbiamo visto tutte le 10 reti, le ho montate stamane, sono 12 reti di questi highlights e adesso è Carcani playoff, vogliamo fare la griglia con questa sfida tra il Camaiore e la Zenit che mi sembra quasi una finale anticipata e poi c'è Coiopelli River Pieve, come andrà a finire? Ma dipende un po' da quelle che sono le ambizioni e le motivazioni delle squadre, secondo me la favorita è il Camaiore per i giocatori, per la squadra e per quello che ho visto durante il campionato, però poi non si sa, il calcio è strano e vediamo come andrà a finire, però da una parte secondo me la spunta è il Camaiore e dall'altra la Coiopelli. Vediamo il River Pieve che ha battuto la Pro Livorno Sorgenti per 2-0, vi è le immagini anche di questo confronto con una vittoria che consente alla formazione di Pacifico Fanani, un altro allenatore che centra sempre i propri obiettivi per 2-0 la Pro Livorno, i gol di questa gara Lunardi e al Adui proprio al 90esimo. Quindi l'abate concordi quello che dice il nostro amico Carcani, insomma, con una finale probabile che lui ipotizza tra la Coiopelli e il Camaiore e anche la tua finale? Ma è difficile da dirsi perché ho visto ieri la semifinale tra Scandicci e Signa e queste sono partite in cui gli episodi davvero possono essere decisivi, sono partite fra squadre molto forti che vogliono l'obiettivo massimo e sono veramente in difficoltà se ti devo fare un pronostico, se non ribadendo il fatto che a livello di organico il Camaiore era la squadra probabilmente costruita meglio in assoluto e adesso si ritrova con una chance importante di concludere i playoff vincendoli, chiaramente la squadra che arriva a questi playoff senza alcun tipo di pressione è il River Pieve, a Coiopelli c'ha qualche problema societario ma la squadra sembra non assolutamente accusarlo e anzi negli ultimi tempi sta continuando a fare risultato, quindi ogni squadra davvero ha una motivo, c'è un motivo per cui ognuna di queste quattro squadre può arrivare in fondo e vincere, staremo a vedere, riguarderemo con grande attenzione e non vediamo l'ora che comincino. Lorenzo Tempesta è un giocatore molto esperto e allora la domanda è molto molto difficile, gioca in casa al Camaiore, gioca in casa alla Coiopelli, quindi gioca al Libero Masini di Santa Croce e al campo sportivo di Camaiore, il comunale. Il giocare in casa e avere due risultati su tre a disposizione, perché poi la situazione di classifica ovviamente incide, può essere un vantaggio oppure in queste gare non conta niente? Vedendo ieri ti direi di no, e nel senso che secondo me la squadra in casa ha molta più pressione con due risultati su tre, perché quando arrivi al 70esimo, 80esimo inizia a aver paura che basta un episodio, un rigore, un calcio d'angolo e rischi di andare fuori. E la squadra che gioca fuori casa va
subito per provare a vincere, quindi ti dico, secondo me ora non, cioè è determinante che c'è due risultati su tre, ma secondo me come testa parte più favorita la squadra fuori casa. E con queste considerazioni che ovviamente andrebbero sviscerate meglio perché apre un tema particolarmente importante, chiudiamo la parte che riguarda l'Eccellenza Toscana a Girone A, ci fermiamo per qualche minuto, ma non cambiate canale perché vi dobbiamo far vedere il super, super derby, quello tra lo Scandicci e il Signa con tutte le emozioni, c'è pure un gol fantasma, le interviste e poi abbiamo anche le immagini dell'Astrigiana che si salva superando l'Audax Rupina, retrocede il Firenze Ovest, il super big match della promozione Girone B tra e la Sestese, il San Miniato rimandato poi a uno spareggio e tanto tanto altro ancora con il Viareggio che festeggia. Ma dove volete andare? State lì, qualche attimo e torniamo. E allora ripartiamo, il momento dell'eccellenza, Girone B. Qui abbiamo le schermate di Letta perché il nostro messo in regia Paolo Innocenti ci mostra cosa è successo nei playoff e nei playout. Vai. Semifinale playoff Scandicci 1 Signa 2, finalissima playoff quindi sarà domenica alle 15 Signa Terranuova Traiana. Terranuova Traiana Signa, per essere corretti, che Terranuova è arrivato secondo, quindi diciamo ospita la partita. Non cambia niente, soltanto in caso di parità chiaramente. Tanto campo neutro, quindi arrederci, grazie. Playout, l'Astrigiana 1, Audax Rufina 0, Asta 1, Firenze Ovest 0. Quindi si salva l'Astrigiana e l'Asta, retrocedono la matricola Audax Rufina e non so dopo quante stagioni il Firenze Ovest. Disastro delle Fiorentine, tre retrocessioni, due in Val di Sieve, Audax Rufina e Pontassieve e il Firenze Ovest, quindi sono le Fiorentine che quest'anno pagano dazio nell'eccellenza Girone B, anzi quattro se ci mettiamo il Castel Fiorentino che è in provincia di Firenze nell'altro girone. Ragazzi, numeri impietosi. Rischia perché c'è il Lanciotto, potrebbe essere la quinta Fiorentina retrocessa. Impietosi i numeri dell'Abate, mamma mia. È successo pure il Porta Romana, ce lo vuoi aggiungere? In promozione, quindi è stata veramente un'ecatombe fiorentina. Allora andiamo subito al match, alla partita. È quella tra il Signa e lo Scandicci, ce la racconta Andrea Labate, vai. Partita giocata davanti a un pubblico delle grandissime occasioni, stadio Bartolozzi strapieno, tantissimi tifosi da una parte e dall'altra, tantissimi ragazzi del settore giovanile sia del Signa che dello Scandicci. Partita molto equilibrata fin da subito con un'occasione da una parte e subito dopo c'era l'occasione per l'altra squadra. Abbiamo visto in apertura prima un'occasione di Lorenzo Tempesti, poi un'occasione dello Scandicci, ancora Signa pericoloso, siamo a metà del primo tempo con questa incursione dal settore di destra e lo Scandicci che si salva dopo questa mischia che si genera nell'area di rigore, ci riprova ancora lo Scandicci che era in maglia bianca per dovere di ospitalità, questo colpo di testa tentato da Del Pela messo alto da ottima distanza, poi ci prova ancora il Signa con questa incursione dal settore di sinistra, poi la più grande occasione del primo tempo con Poli che si presenta solo davanti a Crisanto che è bravo a toccargli il pallone in calcio d'angolo, sicuramente l'occasione più importante alla mezz'ora del primo tempo. Un buon finale da parte dello Scandicci nel primo tempo con questa poi conclusione sbagliata di Dodero e una bella azione veloce dello Scandicci conclusa dal colpo di testa di Del Pela che però non riesce a schiacciare. Si va a riposo sullo 0-0 con la sensazione che davvero può succedere di tutto e che c'è grandissimo equilibrio. Un cambio nel Signa, entra Tesi a centrocampo e l'abbassamento di Capocchiani nel ruolo da ala destra a terzino sinistro, la scelta di Stefano Scardiglia e dopo questa punizione di Coppola deviata dalla barriera che esce di non molto con il portiere Masini che era diciamo fuori causa, arriva il gol del vantaggio del Signa con questa battuta di Tesi da lontanissima, palla picchia sulla traversa e poi dentro oltre la linea bianca c'è la segnalazione dell'arbitro su segnalazione dell'assistente per essere precisi, smecca di Carrara, eccolo qui, lo vedete con le proteste di La Rosa, l'indicazione appunto di smecca di Carrara che aveva segnalato all'arbitro che era la bravissima Boriello di Pontedera a segnalare appunto il vantaggio per il Signa. La reazione dello Scandicci è rabbiosa, qui la difesa del Signa sta
addormenta un po' e Del Pera davvero scarica un destro terrificante da 20 metri nell'angolo, un gol bellissimo per l'ex lastrigiana che personalmente giocava quasi un derby essendo cresciuto proprio nella formazione di Lastra Signa. La partita resta molto equilibrata, qui c'è un calcio d'angolo di Coppola, la palla picchia sulla testa di Lorenzo Tempesti vicinissimo alla linea di porta, poi ancora scandisce pericoloso, come vedete un'azione da una parte e un'azione dall'altra, davvero equilibratissima con il colpo di testa di Del Pela che non riesce anche in questa occasione a schiacciare, poi ci prova Gioele Grillo, l'unico suo spunto della partita in questa conclusione da fuori, ben parata da Crisanto, poi il rimpallo, questo è il rimpallo decisivo che decide la partita, lo vediamo fra poco, la palla che schizza verso Cellai che è solo davanti al portiere, mette la palla in rete, siamo all'altezza del 37esimo minuto di gioco del secondo tempo e Brian Cellai si conferma ancora una volta letale in area di rigore, fa secco Masini e porta in vantaggio il Signa. Nel finale si butta in avanti lo scandisce, c'è questa trattenuta di Pampalone che già precedentemente aveva rischiato un paio di volte su Del Pera, stavolta la trattenuta è su Vezzi, calcio di rigore al 46esimo per lo scandisce, Crisanto si butta sulla propria sinistra e neutralizza il rigore di Bomber e Del Pela. Siamo al 48esimo minuto di gioco, non c'è più tempo, lo Scandici perde in casa contro il Signa, Signa si qualifica per la finale playoff, la seconda negli ultimi tre anni, l'altra volta aveva persa al Bozzi contro la Lastrigiana e doppiando la finale di Coppa Italia d'Eccellenza dell'anno scorso, persa per 1-0 contro il Certaldo, il Signa si conferma quindi nei piani nobili della categoria regina. Allora io chiedo al nostro maestro di regia Paolo Innocenti di andare a rivedere il gol del Signa, questo gol fantasma, vediamo se riusciamo a rallentarlo e a capire se era o non era gol, poi rivediamo anche l'episodio del calcio di rigore finale con la trattenuta di Pampalone su Vezzi. Do tempo quindi al nostro Messi di andare a focalizzare queste due azioni determinanti. Tempesti, avete vinto perché? Si è vinto perché questa squadra ha un grande cuore, l'ha dimostrato in tutto il campionato e a volte gli episodi ci sono girati a nostro sfavore, ieri sinceramente ci sono girati a nostro favore, però secondo me è una partita vinta perché appunto ci sa cuore, se aveva più voglia di vincere di loro e è andata così. Tra l'altro un Signa anche in emergenza con diverse assenze, quindi la forza del gruppo, la forza anche di quei giocatori meno impiegati. Sì, infatti questo dimostra la forza del gruppo, perché io penso che in tutto il campionato non si è mai giocato con la formazione tipo e quelli che hanno avuto meno spazio sono sempre fatti trovare pronti, ieri per esempio ho fatto gol Giulio Tesi che è un ragazzo che ha avuto poco spazio e ieri ha fatto un gol determinante e bello. Lo Scandici si aspettava di trovare questo Signa oppure l'avete sorpresi? Lo Scandici non lo so cosa si aspettava, anche in campionato si era vinto da loro 3-1 e noi di queste tre siamo sempre, penso che tutti addetti ai lavori ci indicano come quella forse peggio a nomi, a gioco, a tutto, però si sta dimostrando di potersela giocare contro tutti. Allora, intanto il nostro Messi, se lo chiamo Messi, un motivo c'è, no? Perché è un fenomeno e ci ha trovato il momento dell'impatto. Qua non c'è la goal light technology, quindi dobbiamo fidarci della Paolo Innocenti Technology. La Paolo Innocenti Technology, ecco qua. Allora, io sinceramente è difficile qui riuscire a esprimere un giudizio, lo chiedo a Carcani che ha l'occhio laser, molto meglio del mio anche perché è più giovane, che dici? No, io mi fido di quello che dice Lorenzo, se ha detto che è gol, per me è gol. Sì, ma da queste immagini non sembra che la palla tocchi la linea, quindi mi sembra che sia oltre, secondo me è gol. Quindi secondo Andrea Labate la palla è in rete. C'è da capire come ha visto Smecca di Carrara, perché insomma è difficilissimo. È stato bravo. Cioè, nelle foto immagini, insomma, nelle ferme immagini, secondo me si vede chiaramente che la palla non tocca la linea bianca, quindi non mi sembra in campo, mi sembra oltre la linea bianca, abbastanza evidente questo, secondo me è gol. Quindi questo è il gol di Tesi. Adesso andiamo a vedere la trattenuta finale tra Pampalone e Vezzi, minuto 92.
quindi insomma momento concitato. Ora immagino cosa è passato per la testa a Tempesti, cosa ti è passato? Ha protestato in maniera molto educata. Sì, 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 no, sì, sì, sì. No, no, sinceramente no, eccolo qua, questa è la trattenuta. Chiedo ancora a Carcani, qua sinceramente al 92esimo fischiare questo rigore in eccellenza, ma insomma qualche dubbio mi viene, però che dici? Ma che sono, sono situazioni difficili, una domenica te la possono fischiare, la domenica dopo no. Non lo so, può fare il candidato al consiglio comunale, che non si sbilancia mai. No, sono le situazioni mezze e mezze dove dipende dalla votazione dell'arbitro. Io non lo fischierei, però l'arbitro è anche abbastanza lontano dall'episodio, io l'ho rivista stamani, vedi, non è che sia particolarmente vicino, però la visuale abbastanza libera, sì, la visuale libera però lontana, ma sembrerebbe anche fuori aria forse all'inizio. Insomma, questo ripeto, mi sembra tra l'altro che Vecchi si lasci proprio andare, cioè io Pampalone fa il suo mestiere e fa il difensore, ma cerca, io allora ti posso dire che questo episodio secondo me c'ha un paio di antefatti nel corso del match, e questo già non mi piace, e l'episodio va contestualizzato secondo me nel corso del match. Un paio di volte ci sono state trattenute tipo queste o anche un po' più evidenti di Pampalone su Del Pera, non su Vezzi in realtà, nel corso del secondo tempo, e la direttrice di gara, la signorina Boriello di Pontedera, secondo me la cosa l'aveva vista e l'aveva anche un po' promessa a Pampalone, cioè più volte secondo me gli ha detto durante la partita stai attento perché confermi, ti sto guardando. Confermi il taglio Tempesti? Sì, allora ci sono stati molti episodi dubbi, però non c'è mai stato, diciamo, un ma questo metterà rigore o no? Senti, allora, fossi Vezzi, cioè se non lo fischiassi mi sarei lamentato, vedendolo dal campo non sembrava, cioè al 92esimo è un rigore che insomma poteva cambiare le sorti di una stagione, ecco, per fortuna. Secondo la base era rigore? Sì, secondo me sì. Quindi ha visto bene secondo te la direttrice di gara. Beh, questo mi attirerò le ire dei giovani tifosi di Signa, però secondo me, come ho detto la settimana scorsa che era rigore su Tempesti, il fallo di Bega, se non ricordo male, e sono stato l'unico a dirlo, secondo me stavolta. Vabbè, secondo me invece il calcio è bello anche perché secondo me è un calcio di rigore. Ti ripeto, perché secondo me Pampalone l'aveva anche rischiato in un paio di occasioni precedenti e doveva stare secondo me particolarmente attento. Ci sono due discriminanti. Per me è un rigore molto dubbio, uno se è dentro o fuori l'area, bisogna vedere anche dove c'è la vera trattenuta, perché magari comincia fuori però poi lo tira giù in area di rigore, diciamo che Vezzi è stato Vezzi si è lasciato andare così, e poi l'arbitro molto lontano dall'azione, quindi valutare una situazione molto dubbia, vedi dov'è, cioè, quindi è davvero distante, quindi dare una valutazione al 92esimo su un episodio così che poteva cambiare la stagione, molto coraggiosa. Poi ha messo tutti d'accordo con Risanto, però è un episodio che va contestualizzato anche con questi elementi, poi ognuno da casa la vede come ritiene più opportuna e noi facciamo vedere le immagini. Poi è chiaro, il calcio è bello perché lo vediamo in 10 e in 9 vediamo valutazioni diverse. Migliore in campo invece chi è stato secondo te? Secondo me è stato Franzoni. Io l'avrei data a Del Pera perché uno fa un gol in quella maniera che spacca la porta, però sbaglia il rigore al 93, vabbè, ma insomma ha fatto anche gol, quindi vabbè, ma lui fa tutti, lui pesa, contrappesa, non è Tempesti perché non ha fatto gol. Vediamo, migliore in campo Crisanto, vediamo. Eh beh, insomma, io non l'ho data a chi ha deciso il match, cioè la parata di Crisanto, anche se non ha dovuto compiere miracoli durante la partita, ma insomma è talmente decisiva la parata al 93esimo che Lorenzo Crisanto è il mio migliore in campo. Tanti giocatori hanno giocato ad altissimi livelli, devo dire, ieri è stata una partita ad alti livelli. Ragazzi, parare un rigore in quella maniera a quel minuto è davvero importante, quindi complimenti a Lorenzo, assolutamente, no, ma insomma è un portiere che fa veramente la differenza. Andiamo a sentire due allenatori adesso. Claudio Ventrice, l'allenatore dello Scandicci, era contento perché lui dice: noi abbiamo fatto il massimo. Poi sento la controreplica di Labate, intanto sentiamo Ventrice. Tantissime occasioni fino al 93esimo, gli episodi oggi non hanno sorriso allo Scandicci, forse è troppo semplicistico ridurre così la partita? No, è vero, sì, è semplicistico, però alla fine queste partite, semifinali, finali, playoff, vengono decise così poi sugli episodi, e oggi gli episodi sono girati
tutti contro, ma questa partita non cambia nulla per noi. Sinceramente abbiamo fatto un grandissimo percorso, questi ragazzi sono stati eccezionali, perché ci dobbiamo ricordare che noi a novembre eravamo a 10 punti da questa squadra qui e abbiamo fatto una rincorsa eccezionale, abbiamo fatto 13 risultati consecutivi e oggi è andata così, è una partita secca, si sa, può succedere di tutto, però c'è da essere orgogliosi di questo gruppo e c'è da ripartire, non è una fine, noi ripartiremo per il prossimo anno da questa partita e da questo ottimo risultato. Ricordiamoci, di solito in Eccellenza 62 punti, non si dice, forse no, però perché quest'anno siamo stati in tre a fare un risultato eccezionale, in più c'era anche il Siena, quindi insomma, però di solito si vince il campionato. Ecco. Anche Ventrice sta studiando dall'abate e ha ragione, 62 punti negli annali del tuo almanacco spesso si sono 32 giornate, non sono 30, però comunque sei quasi in media inglese zero. Tanta roba. Tre squadre poi, non una, e con una ne ha fatti più di 70, quindi insomma, hanno corso come dei pazzi. E giustamente dice 13 risultati consecutivi utili da parte dello Scandicci nel girone di ritorno, ci stava anche una partita in cui qualcosa non ti girasse nella maniera giusta, ma lo Scandicci ha fatto la sua partita, non è che ha demeritato. Cioè, e che gli episodi non li hanno girato. Sentiamo Stefano Scardigli, l'allenatore del Signa, il condottiero di questa squadra. Via. Sapevamo comunque di dover fare un'impresa per uscire vincitori di qui. Ci siamo presentati con alcune defezioni importanti dopo le due squalifiche di domenica, quindi abbiamo preparato la partita un po' più attendista rispetto al nostro standard, sapevamo del loro palleggio, però ragazzi sono stati bravi a essere sempre lucidi, a rimanere sempre in partita, a approfittare delle occasioni che sono capitate. Gli episodi sono stati a nostro favore, ma credo che i ragazzi oggi l'abbiano cercata col cuore, con l'anima, con la voglia veramente di arrivare in fondo. Adesso si festeggia, ma chiaramente c'è subito un'altra partita da festeggiare, arriva la finale, playoff contro il Terranova Traiana, la vittoria lì potrebbe significare spareggi nazionali per la Serie D. L'anno scorso finale di Coppa Italia di Eccellenza, quest'anno finale di playoff, una gestione Scardigli negli ultimi due anni strepitosa per il Signa, forse neanche il più ottimista se la poteva aspettare. Ah, io credo sia un percorso che nasce prima, devo essere onesto, perché già l'ultimo anno di Cristiani arrivamo in finale playoff e poi perdiamo la Strigiana, l'anno scorso è vero siamo andati in finale Coppa ma non abbiamo centrato playoff a fine stagione, quest'anno ci siamo riusciti, riandiamo in finale, la terza finale consecutiva per la società, dobbiamo dimostrare ora di essere cresciuti e maturati e affrontarla con la testa di chi veramente ora vuole fare qualcosa di importante. Complimenti davvero a Stefano Scardigli per il suo lavoro fatto al Signa. Allora, la finale si giocherà allo stadio di Pontassieve, domenica ore 15, campo neutro. E allora Tempesta è una partita che dovete affrontare come? Bisogna affrontarla come sono affrontate tutte le altre, nel senso senza paura, con la consapevolezza di trovare, secondo me, la squadra che dopo il Siena è la più forte in assoluto. Sono tutti i reparti, sono forti, hanno una rosa lunga, costruita per vincere. L'unica cosa che noi sa dalla nostra parte è che noi si va là senza pressione, consapevoli di aver fatto un campionato sopra le aspettative. E loro, se non vincano, non è che hanno fallito, però è stata una squadra costruita per vincere e quindi penso che loro avranno molta più pressione di noi. Andiamo da Diletta, vai. La piazza signese meriterebbe la D, forza Signa. Vabbè, glielo auguriamo, sarà una partita. Il Signa non meritava di perdere con il Terranuova e ora rivincita, Enrico da Sesto. Beh, allora vedremo l'ultimo. Gli sviluppi, vai. A Signa tre finali negli ultimi tre anni, abbiamo un gruppo di giocatori fantastico e un allenatore con i fiocchi. E allora, la classe non è acqua, la riviviamo così, la nostra rubrica, minuto 92 della partita tra lo Scandicci e il Signa, con il Signa che ha un passo dalla finalissima, ma succede cosa? La classe non è acqua. Meno scontata di quella che sembrava.
E allora nel racconto tanto del Pera, ma una bella parata di Cresano. Nel racconto dell'abate ci siamo emozionati in queste che poi è il sale del gioco. Adesso andiamo a vedere la Lastreggiana che si salva, batte la Rufina per 1-0, subito gli highlights con il nostro l'abate ancora, vai. Questa è una partita che si era giocata 2 settimane fa in campionato, che era finita 0-0, e la Rufina che deve andare a vincere alla Lastra per cercare di salvarsela. La Lastreggiana sarebbe bastato il pareggio al 120° minuto, la Lastreggiana che risolve il problema più grosso in apertura con il gol di Bibai al 13° minuto, porta in vantaggio la formazione biancorossa, e questo indubbiamente anche a livello morale aiuterà tantissimo la formazione di Gambadori contro la Rufina, che doveva sì far la partita e che forse l'aveva anche pensata in maniera diversa, più attendista, magari per giocarsi le proprie chance nel secondo tempo, tenendo Tanini in panchina, inserito poi a partita in corso. Invece questo gol subito obbliga la formazione di Otaiuti a spingere alla ricerca almeno del gol del pareggio. Lo vedete, la Rufina generosamente si butta in avanti, qui c'è anche un reclamo vicino all'area di rigore, per un timido reclamo in realtà, per il contatto fra Bachi e Pierattini, Bachi della Laurax Rufina e Pierattini della Lastreggiana. Vedete ancora qualche protesta qui, in questo caso il direttore sportivo Matteo Innocenti che si fa sentire con il direttore di gara. Chiaramente ci si attende in un secondo tempo tutto l'attacco della formazione bianconera della Rufina, che era una matricola in categoria, ci prova su questo calcio d'angolo, la palla viene però respinta dalla difesa della Lastreggiana, poi ci prova Cristian Sardi con questo pallonetto da lontanissimo, ma non trova la porta all'interno, all'altezza del quarto d'ora, su una punizione di Tanini, appunto entrato nella ripresa, il tiro di secco ribattuto, poi l'azione viene fermata per un fuorigioco in mischia. La Lastreggiana ha spazi in contropiede, ci prova con questa conclusione per De Pela su passaggio ancora di Sardi, poi da lontano, questo è un bel tiro di Falcini, e da lontano con il pallone sopra la traversa, ancora la Lastreggiana che ha le occasioni per chiudere forse i conti con Palai, ma vedete che la difesa della Audax Rufina fa buona guardia. Nel finale la Rufina si ributta in avanti, ci prova anche con Campagna, anche lui è entrato per dar manforte al reparto offensivo della formazione bianconera, ma non trova la porta da distanza ravvicinata, e poi da questa conclusione da lontano sempre di Campagna. Proprio negli ultimi minuti la Lastreggiana alleggerisce la pressione, vedete, con la Rufina tutta in avanti, con questo fallaccio poi di Sequi che si guadagna anche la doccia anticipata, o anzi no, il cartellino giallo, scusate, viene espulso proprio per proteste. Invece Gambadori, che aveva protestato perché voleva l'espulsione da parte di Sequi, Rufina che resta quindi in 11 uomini perché viene solo ammonito Sequi, e perde invece proprio allenatore della Lastreggiana, ma cambia poco perché ormai non c'è più tempo. La Lastreggiana conquista la salvezza, rimane in categoria, alla Audax Rufina dopo un solo anno deve dire addio alla categoria regina. Eh sì, la Lastreggiana fa una grande impresa con una squadra molto giovane, con tante scommesse vinte, al cospetto non ha l'Audax Rufina matricola che non è riuscita a centrare la salvezza. Andiamo a scegliere il migliore in campo, il nostro inviato era Edoardo Novelli, vediamo chi ha individuato. Migliore in campo è Cristian Palai, l'attaccante della Lastreggiana che difende palla, tiene alta la squadra, di testa le spizza tutte, anche in retrovia, gli manca solo il guizzo in area di rigore. Citazione anche per Del Colle e Marziano, sempre della Lastreggiana, e Sequi e Bachi dell'Audax Rufina. Bene, adesso andiamo negli spogliatoi e allenatore sicuramente da seguire con attenzione, Alessandro Gambadori, che ha condotto la salvezza alla Lastreggiana. Sentiamo la sua analisi. Il calcio sono emozioni e io inizio settimana ho detto ai miei ragazzi di viverle, perché un play-out non ha differenza tra un play-off o una partita che ti lotti per vincere, perché le emozioni rimangono le stesse. Queste partite, si sa, sono difficili, vivono su un filo di lana, e oggi la fortuna è stata quella di averla sbloccata subito, di aver mantenuto nel momento loro forse dove ci hanno attaccato e meritavano anche qualcosa in più. Anche lì i ragazzi sono stati eccezionali, quindi devo dare merito a questo gruppo che non ha mai mollato. Abbiamo avuto
tanto tempo il mare in tempesta, diciamo, però oggi era l'ultima, lo sapevamo, abbiamo portato la nave in porto, quindi li ringrazio davvero di cuore perché, ripeto, le emozioni che dà questo sport, penso che altri sport magari le danno in maniera diversa, però è grazie a loro se oggi abbiamo vissuto questa grande emozione. Complimenti, complimenti davvero a tutta la Lastrigiana, allo staff, alla presidenza, sono fatto veramente un'impresa. Auguri invece di pronta risalita all'Audax Rufina che retrocede, sentiamo l'analisi del tecnico Dio t'aiuti. Sì, a testa alta per i ragazzi, per la società, perché meritano altri palcoscenici. Sono straorgoglioso di averne fatto parte e quindi c'è solo da ringraziarle queste persone, dal direttore generale, direttore sportivo, staff. La fortuna sicuramente non ci ha girato neanche oggi, come in tutte le partite abbiamo sempre avuto difficoltà a segnare e anche oggi è andata così. Purtroppo quando giochi una partita e devi vincere per forza può succedere di tutto, abbiamo fatto un errore, abbiamo preso gol come tutte le partite quest'anno, ci aprono occasioni, non le facciamo e poi alla fine retrocedi. Retrocede anche il Firenze Ovest e questa è una notizia, via le immagini, perché perde sul campo dell'Asta nell'altra sfida play-out, una partita equilibrata, l'Ovest ha lottato con grinta determinazione, poi l'82esimo Discepolo ha deciso il match. Ti aspettavi l'abate questo tipo di epilogo? Ma l'Asta secondo me in attacco ha qualcosa in più del Firenze Ovest, giocatori importanti, non solo Discepolo ma Diemé, Doca, sono giocatori che davanti possono risolvere. Quindi una cifra tecnica superiore? Secondo me è una cifra tecnica superiore, va detto che però il Firenze Ovest nel girone di ritorno ha fatto mi sembra 21 punti, vado a memoria, e 21 punti e sarebbero voluti dire 42 fra andata e ritorno, era salvezza stra agevole, quindi il problema del Firenze Ovest non è stato nella parte finale di stagione obiettivamente, perché poi la squadra ha fatto quello che, per cui era stata costruita, e il problema evidentemente è stato, come hai detto te prima, del Real Forte Querceta che ha girato a 8 punti, il Firenze Ovest ha girato un punto sopra il Pontassieve se non ricordo male alla fine del girone d'andata, il Pontassieve era di fatto retrocesso a febbraio, il Firenze Ovest ha avuto il merito di rientrare nella lotta, di giocarsi la salvezza e ha fatto obiettivamente il massimo dopo una prima parte di campionato targata prima Targetti, poi Rossano Bartalucci, quindi e Sandro Gardellini, che indubbiamente ha penalizzato molto la società rossoblu, al quale quest'anno non è riuscito il miracolo di salvarsi ai play-out da squadra di trasferta, cosa che era riuscita l'anno scorso vincendo il match delle bozze delle due strade contro il Porto Romana. Questo è il gol di Discepolo, lo vedete, il gol decisivo poi appunto dell'ex giocatore del Badesse che ha dato la vittoria all'Asta, l'Asta che era una matricola e che quindi rimane e si conferma in categoria. Asta, che fra le squadre di bassa classifica, l'abbiamo detto più volte, è stata quella che nel mercato di dicembre si è mossa di più e quindi alla fine la salvezza sicuramente era come dire più nelle corde della formazione senese con delle altre. Prima di andare alla promozione A, B e C, in 10 secondi la notizia di mercato della settimana in eccellenza c'è già? Beh, innanzitutto oggi c'è stata l'ufficialità del divorzio, per così dire, di Mattia Duradone come direttore sportivo del Firenze Ovest, non sarà quindi il direttore sportivo del Firenze Ovest, e poi ci sono già movimenti importanti nel corso delle panchine, sicuramente ci sarà una mezza rivoluzione al Valentino Mazzola, non rimarrà il direttore sportivo Pieragnoli, anche se ancora non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale, è probabilissimo anche che non rimanga Argilli, si aspetta la conferma di Pezzatini invece a Sinalunga, che deve dare la risposta alla società rossoblu, che si sta comunque guardando intorno nel caso in cui l'accordo con Yuri Pezzatini non venga trovato, quindi diciamo che il mercato si sta già muovendo, è bello caldo. Allora andiamo alla promozione di Letta, se non c'è un messaggino. Vai. Domanda per Lorenzo: domenica mattina prossima pensi di prendere un'altra pallonata da Giannoccari? No, perché la domenica si fa le palline attive e domenica ho preso una pallonata nel viso e quindi questa è un mio compagno di squadra. Ha fatto bene, insomma, sì. Vi ha spronato questa cosa. Promozione girone A, vai. Alleanza
Firenze Giovanile Real Cerretese 0-0, Monsulmano Viaccia 1-0, Larcianese San Marco Venza 3-1, Pietra Santa Malizeti 4-2, Piave Fosciana Castelnuovo Garfagnana 0-1, San Piero Assieve Lampo 2-1, Settimello Lunigiana 0-1 e Viareggio che batte 3-0 in casa al Guidi. Viareggio in testa alla classifica a 63 punti, seguito da Pietrasanta e Real Cerretese a 60, Casa Alguidi 53, Lunigiana 52. Chiude Settimello a 30, Alleanza Giovanile 24, Malizeti 18, Pieve Fasciana 12. Vediamo le immagini della promozione del Viareggio, l'esultanza quindi della formazione versilese promossa in eccellenza. Ecco qua al Marco Polo Center queste immagini straordinarie con il Viareggio che batte Casalguidi per 3-0, Benassi, Sapienza e Chiacchiarelli. Per quanto riguarda invece gli altri verdetti della giornata, Pieve a Fosciana sono retrocesse in prima categoria, i play-out tra il Settimello e il Dicomano, con il Settimello che gioca in casa. Per i playoff avremo Pietrasanta, Lunigiana, Pontremolese, Real Cerretese, Casalguidi, quindi avremo questi due playoff. Immagini bellissime arrivano da Viareggio che celebra quindi la terza promozione consecutiva. Queste sono invece le immagini di Pietrasanta che affronterà la Lunigiana Pontremolese, secondo me in una possibile finale Pietrasanta Real Cerretese che potrebbe accendere tante opzioni, l'abate. Sì, era sicuramente la semifinale più probabile, con Pietrasanta e Real Cerretese che sono arrivate in questa finale di campionato facendo risultati a raffica e mettendo grande pressione al Viareggio che due mesi fa sembrava avesse già vinto il campionato, invece se l'è dovuto sudare fino alla fine perché Pietrasanta e Real Cerretese hanno corso parecchio, e quindi ci attendiamo che poi la finale playoff sia proprio fra queste due squadre. Real Cerretese gioca in casa contro il Casalguidi, che ha fatto un campionato sotto la guida di Benesperi sopra le righe, e il Pietrasanta gioca contro la delusione del campionato che è l'Lunigiana Pontremolese, ma che ha giocatori nelle corde per vincere qualsiasi partita, quindi non è una partita scontata, ma obiettivamente giocando in casa il Pietrasanta credo che abbia le possibilità davvero per aggiudicarsi il pass per la finale. Facciamo i complimenti al Viaccia che si è salvato. Per quanto riguarda le formazioni pratese, auguri di pronta risalita al Maliseti che retrocede dopo tante stagioni, mentre il Settimello, che non altro è l'ex Prato 2000, esatto, ricordiamolo, gioca in casa con il Dicomano il play-out per la permanenza in categoria. Girone B con la nostra diletta, risultati e classifica, vai! Armando Picchi Atletico Piombino 4-2, Atletico Marema Castiglioncello 1-0, 1-0 anche tra Le Bosche e Sant'Andrea, 4-4 tra Colli Marittimi e San Miniato, Invictasauro Montelupo 2-0, 2-2 tra Porta Romana e Belvedere, 1-1 tra Sestese e San Miniato Basso, Urbino 2, Saline 1. San Miniato e Sestese a 74 punti. 74 punti, non vincere il campionato. Succede anche questo. E chiude invece l'Armando Picchi a 30, Castiglioncello 29, Porta Romana 20, Sant'Andrea 14. E allora le immagini del Super Big Match, quello tra la Sestese e il San Miniato Basso, con veramente un Torrini sold out per questa sfida, finisce 1-1, Demi per quanto riguarda il San Miniato Basso al 28esimo, l'ha portata avanti la formazione di Ticciati, poi il pareggio al 70esimo di Berti per quanto riguarda la Sestese, e quindi 1-1. Alla luce di questo, la prossima settimana ci sarà un nuovo spareggio, questa volta però una tra la Sestese e il San Miniato dovrà salire di categoria, quindi ci sarà il campo neutro con la sfida che dovrà decidere la formazione promossa in eccellenza, si giocherà dove, l'abate? Ma ancora non è stato deciso, verrà deciso domani. I campi di cui si parla sono Montelupo, Montespertoli, nelle ultime ore anche Poggi Bonsi che ha dato la disponibilità ad ospitare il match. Vedremo questa sfida che è veramente appassionante perché hanno fatto 74 punti, adesso sì, c'è questo spareggio dove tutto può succedere, Tempesti che dice, Sestese o San Miniato? San Miniato. E invece Carcani? Anch'io San Miniato. Tutti per il San Miniato, saranno contenti gli amici di Sesto. Per quanto riguarda il resto del campionato, da segnalare. Chi perde andrà direttamente al quadrangolare senza giocare i playoff per la forza. Infatti, mentre il Sant'Andrea e il Porto Romano sono retrocessi in prima categoria, il playout è tra l'Armando Picchi e il Castiglioncello. Con l'Armando Picchi, proprio all'ultima giornata, ha scavalcato il Castiglioncello guadagnando
avendo il vantaggio di giocare in casa il play-out e dei due risultati su tre, proprio all'ultima giornata. Armando Picchi è stato 14esimo per tutto l'anno e proprio all'ultima giornata ha scavalcato il Castelloncello, vincendo lo scontro diretto domenica scorsa, l'aveva avvicinato e l'ha superato ieri. Da segnalare anche la seconda retrocessione consecutiva del Porta Romana, che lascia questo campionato, retrocede in prima categoria, quindi una discesa davvero importante per la formazione del Porta Romana. Si è salvato invece il centro storico Le Boschi, questo certo, per prendere qualche minuto, perché voglio vedere il gol del pareggio di Berti, perché è una bellissima azione che tra breve andremo a vedere, che ha consentito alla Sestese di trovare, eccolo qua, vedete che è tutto lui azione. Quasi guarda, bellissimo questo 1-2, tac, e poi dentro per l'1-1 il gol di Berti, tutto rimandato, quindi si gioca domenica prossima lo spareggio decisivo tra la Sestese e il Samminiato Basso. Lì non si può pareggiare, no. Lì si va ai rigori, casomai si va ai rigori, lì supplementari ai rigori, lì lunga sta storia, perché poi è tutto l'anno che se la giocano senza pari punti, e non quindi si può fare niente, finisce domenica per forza. Bene, andiamo al girone C e poi chiudiamo con la nostra diletta, vai. Prima una cosa, c'è anche l'ufficialità di Alessandro Francini, che non sarà più l'allenatore della Rondinella. Sì, me lo sono dimenticato, scusate, l'ho scritto stamattina sul sito dell'Almanacco, ma ora Edoardo Novelli in tuo aiuto. Vabbè, insomma, anche l'abate ogni tanto c'è qualche falla, vai. Sì, ma poi non le spoileriamo tutti, perché nella prossima settimana cominceremo una finestra di mercato e andremo avanti, ve lo dico, anche di giugno e di luglio con il gioco che è fatto, tutto mercato, quindi avremo sicuramente da divertirci. Ma sai quante novità, insomma, Francini tra qualche minuto sarà una notizia vecchia, ovviamente facciamo gli auguri di un ritorno in panchina veloce per quanto riguarda l'allenatore che ha fatto così bene con la Rondinella, vai. Alberoro 3, Settignanese 2, 0-0 tra Antella e Marino Mercato Subbiano, Casentino Grassina 2-2, 2-2 anche tra Fiesole e Africo, Lucignano Torrinieri 1-2, Montalcino Sansovino 0-3, Pienza che batte 5-2 Montagnano e Torrita che batte 3-0 la Chiantigiana. Africo a 65, Sansovino 60, Grassina 56, Montagnano 50. Chiude invece Pienza 32, Torrinieri 31, Montalcino 21, Lucignano 20. E allora sulle immagini di repertorio vediamo l'Africo promosso in eccellenza, Sansovino che vola alla finale playoff contro la vincente di Grassina, Montagnano, quindi ci sarà una sola semifinale playoff, Lucignano e Montalcino invece retrocesse in prima categoria, il playout tra la Pienza e la Torrinieri. Voglio segnalare che l'Antella, avendo vinto la Coppa Italia di categoria, è già alla fase successiva, insomma tutto secondo copione, con il Sansovino che aspetta la finalissima da spettatore. Tutto un po' come nell'eccellenza girone A, in questo girone C di promozione in realtà non è cambiato niente rispetto alla domenica precedente, quindi diciamo posizioni di classifica cristallizzate, come hai detto te, per la forbice Sansovino direttamente in finale, domenica ovviamente andrà a vedere la semifinale fra Grassina e Montagnano, mentre ci sarà un derby per giocarsi la salvezza fra Pienza e Torrinieri, che sono divisi da 5-6 km. E ci divertiremo, grazie al nostro Andella Bassi. Grazie a voi. Grazie a Niccolò Carcare, complimenti al tutto poi, hai saputo anche se sei confermato stasera, te l'ha detto la Bada, meglio di così, grazie per il tuo intervento. Grazie a voi. Grazie a Lorenzo Tempesti con il Signa, non dico niente perché siete nel mezzo di un cammino che è veramente ancora pieno di emozioni, di strada da fare, sarà una finale bellissima, grazie alla nostra diletta. Grazie a voi, mi raccomando non perdetevi tutti gli appuntamenti di TV Prato e noi ci vediamo lunedì prossimo in diretta. Bene, noi ci vediamo invece venerdì con Weekend Sport e poi lunedì per una puntata da non perdere di Gioco è Fatto. Alla prossima, buon proseguimento di serata. Questo programma è stato offerto da collaborazione con Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Toscano.